La manovra introduce una tassa sulle cartine e sui filtrini delle sigarette fai da te, l'ultima novità nel testo della legge che la prossima settimana dovrebbe approdare in Parlamento. Tra le altre misure anche quella che prevede la non detraibilità delle spese sanitarie pagate in contanti. Ridimensionata la plastic tax, varrà solo per il materiale non riciclabile. Novità invece sul fronte dell'editoria. Alle scuole pubbliche che acquistano abbonamenti a quotidiani e periodici spetterà un contributo fino all'80% della spesa sostenuta. Prorogata la convenzione a Radio Radicale con una spesa di 8 milioni l'anno fino al 2022, protesta Luigi Di Maio. Diamo quei soldi ai terremotati, dice il leader 5 Stelle. Nasce in Senato la Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Una battaglia portata avanti e vinta dalla senatrice a vita Liliana Segre. Non c'è però stata unanimità sulla mozione perché le opposizioni non hanno voluto convergere su un testo unitario. Peccato, speravo ci fosse sintonia tra tutti, ha commentato la senatrice. L'agricoltura come architrave dell'economia sostenibile. Il PD presenta una mozione che impegna il governo a fare dell'agricoltura il cuore del Green New Deal. I democratici chiedono un piano straordinario delle politiche agricole, alimentari e forestali, a partire dal riconoscimento del ruolo centrale che devono assumere gli agricoltori. Nel testo del PD si chiede di garantire un reddito adeguato e riconoscere anche economicamente il lavoro di servizio alla collettività che gli agricoltori rendono. Fino al 14 novembre alla Camera sarà possibile visitare Planet or Plastic, la mostra di National Geographic, allestita presso il complesso di Vicolo Valdina, una selezione di immagini che testimoniano l'impatto ambientale del materiale più indistruttibile creato dall'uomo. A visitarla oggi il presidente Roberto Fico, che ha parlato di emergenza ambientale ormai sotto gli occhi di tutti. Per tutte le notizie consultate il sito di re.it.